sarà di fare assoluta chiarezza. Però un altro discorso è molto importante, qui parliamo di 500.000 euro, ovvero di 500.000 di euro in 4 anni. Noi sappiamo che la RAI dà all'esterno più in appalti, più di 1.300.000.000 di euro. Allora noi su tutti questi appalti che dobbiamo avere, fare estrema chiarezza e avere tutti quanti i dati chiari e certi e la trasparenza nel modo in cui gli appalti vengono gestiti e vengono assegnati. Questo è uno scandalo veramente di 500.000 euro vergognoso, perché c'è la modalità e la cultura di spendere i soldi pubblici come se fossero i propri. Ma la cosa incredibile è che, almeno a quello che si legge per ora, che poi ci sono persone che hanno accettato questi regali e si parla di parlamentari, di persone comunque della politica, a me si arrivasse anche un esiste una lista, Fico, di chi ha ricevuto questi regali che voi sappiate, che siate riusciti a capire? No, al momento no, non ho nessuna lista qui come delle persone che hanno ricevuto i regali, ma è incredibile per me che un parlamentare, un ministro possa ricevere regali anche da un'azienda pubblica, e a me se arrivasse anche una scatoletta di cetriolini la restituirei al mittente. Senta, ma l'avete richiesta alla RAI questa lista? Sapete se è in possesso loro oppure no? No, questo non l'abbiamo ancora richiesto, non lo sappiamo. E la richiederete? Vedremo anche tutto l'audit interno, chiederemo chiarezza all'audit interno alla RAI di quello dei processi che sono stati avviati. E senza dubbio sarà molto interessante poi conoscere anche i nomi delle persone che hanno ricevuto regali, che erano emittenti dei regali e quindi di 500.000 di euro di soldi dei cittadini. Quindi la richiederete questa lista e la renderete pubblica? È una possibile richiesta che possiamo tranquillamente fare alla RAI, però questo è un qualcosa che deciderà magari la Commissione anche nel prossimo ufficio di presidenza.